Lo Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, confratelli sacerdoti, a nome della famiglia De Donato Bellusci, provati questa immane tragedia, voglio rivolgervi un pensiero di ringraziamento per aver desiderato essere presente insieme a noi oggi, pregare per le anime di Nicola, Giuseppe e Maria Teresa. Tutto il nostro dispiacere, disappunto, la grande mortificazione che ogni giorno siamo costretti a subire, quando qualche persona del nostro paese o di queste comunità piccole vicine scopre di essere affetti da questa tremenda malattia, inizia un vero e proprio calvario, viaggi della speranza, per raggiungere luoghi lontanissimi, fare terapie pesantissime e poi con il caldo mettersi in viaggio, fra poco arriva l'inverno, in quelle zone c'è neve e cattivo tempo. E sono molti, vi assicuro eccellenza, quelli che hanno questo problema, oltre alla malattia, il disagio di raggiungere questi luoghi. Ieri abbiamo celebrato la festa di Padre Pio e ci vorrebbe un Padre Pio in ogni paese forse, come ha fatto lui che ha trasformato una piccola campagna, che era allora San Giovanni Rotondo, nella casa sollievo della sofferenza, questo ospedale così avanzato per le cure di molte malattie. Ma in attesa che qualcuno semplicemente decida di distaccare anche in queste zone qualche strumento diagnostico o qualche strumento terapeutico di queste malattie, proprio ieri sera, parlando con il signor sindaco, con molti volontari, molte persone della società civile, abbiamo iniziato a fare questa ipotesi. Vogliamo fare un tavolo, parrocchia, comune, sindaci limitrofi, per vedere se possiamo mettere insieme energie anche economiche, almeno per un pulmino che porti, accompagni in tutta sicurezza gli ammalati in questi luoghi così distanti dai nostri paesi. E magari dopo aver fatto le terapie, tornando, riposando un po' tranquillamente nel pulmino, come succede quando si fanno determinati viaggi. Sarà una cosa difficile, ma ci aspettiamo e faremo un'interpellanza proprio a petizione popolare. Ci aspettiamo l'aiuto di quante più persone possibili, a cominciare dalle associazioni di volontariato, ma anche tutte le realtà, per realizzare questo sogno che sarebbe di aiuto, di conforto a tante persone già provate da queste malattie dei nostri tempi. E la parola di Dio che ci è venuta da San Paolo, quale dice: fratelli, dal momento che siete di Cristo, voi non potete più pensare come pensano coloro che non l'hanno conosciuto. Soffriamo ugualmente, subiamo ugualmente la sofferenza, la morte, ma il significato è diverso. Noi sappiamo che dal momento che Cristo è risorto, la nostra vita non finisce nella tomba, ma è in attesa della risurrezione, della speranza. Don Pino diceva: un'immane tragedia. Certo, un'immane tragedia che coinvolge non solo le famiglie, ma tutta la comunità, e direi tutta la comunità più grande che partecipa a questo dolore. La parola di Dio ci invita a un'altra riflessione importante, che anche se in questo momento non siamo in grado di cogliere appieno,
però teniamola nel nostro cuore e ci accompagni, magari nei momenti in cui ritorniamo su questa situazione così difficile da capire, da accettare e da accogliere da cristiani. La vita dell'uomo non si conta dagli anni che la scandisce, va oltre, perché la vita degli uomini, dei giusti, dei battezzati, è nelle mani di Dio, e solo Dio sa la preziosità del sacrificio, del lavoro, dell'impegno, della coerenza, dell'attaccamento alla famiglia, di una vita vissuta nella semplicità ma anche nei sacrifici, nelle rinunce. Per cui vecchiaia veneranda non è la longevità degli anni, ma sta nella sapienza, in una vita senza peccato. Ed è per questo che la Chiesa celebra l'Eucaristia, cioè offre al Padre la vita stessa di Gesù Cristo, morto innocente, giovane, senza nessuna colpa, perché coloro che muoiono possano con Lui entrare nella vita eterna. Ma celebra l'Eucaristia anche per coloro che rimaniamo, perché anche noi possiamo comprendere ogni giorno che la vita giusta davanti a Dio è una vita senza macchia. Poco prima della celebrazione qualcuno commentava quante volte noi ci fermiamo nelle piccole quisquiglie quotidiane, magari a litigare per un niente, e poi una tragedia ci pone di fronte a interrogativi al di sopra di noi. E allora in quel momento noi diciamo: ma valeva la pena togliere la serenità, la pace, per un niente, quando questi momenti così tragici ci pone di fronte a una realtà che, se non siamo sereni, non siamo neppure capaci di accogliere, di affrontare e di superare soprattutto, cioè di dare un significato più grande di quello che appare. E allora queste tre bare, queste tre vittime ci dicono che non sono gli anni che contano e come li viviamo. Non sono i tanti giorni che fanno la sapienza, fanno un uomo maturo, ma il suo comportamento, il suo vivere. E mi è stato detto che vivevano onestamente, lavoratori, impegnati, persone che portavano avanti appunto non solo la famiglia ma anche una tradizione, un impegno, un nome. Ecco, questo ci deve interrogare oggi di fronte a una tragedia così grande. Che ne facciamo noi della nostra vita? Come giudichiamo i nostri giorni, i nostri comportamenti? Siamo capaci di essere pronti, come il Signore ci chiede nel Vangelo, se viene all'improvviso, di trovarci pronti a dire: sì Signore, ho percorso i giorni che mi hai dato, adesso voglio vivere con te tutta l'eternità. Insieme a quello che dicevo all'inizio, se tutto questo ci facesse pensare di più, essere più attenti a noi e agli altri, essere più capaci di accorgerci che intorno a noi ci sono delle persone che sono nostri fratelli e sorelle, per le quali vale la pena spendere un po' della nostra vita, dei nostri giorni, del nostro tempo. Ecco, se servi a tutto questo, non è inutile questo sacrificio. Diventa un sacrificio che Dio gradisce, come ha gradito il sacrificio del Figlio, e diventa benedizione, non solo per la famiglia, per i figli ancora piccoli,
ma diventa benedizione per tutti noi, che vogliamo entrare in questo cammino di sofferenza ma anche di speranza, di amore e di eternità, perché Dio ci ama e non ci abbandona più, per sempre ci ama. Noi non siamo capaci di amare così, ma Lui ci ama per sempre. Una volta che ha posto lo sguardo su di noi, non lo toglie più, anche se noi ci allontaniamo da Lui. Ecco allora che questa nostra presenza, dice la vicinanza a voi familiari, ma dice anche il nostro impegno a vivere una vita più coerente, più fraterna, più disponibile, capaci cioè a prenderci cura dei nostri fratelli, degli altri, perché poi alla fine il resoconto lo faremo davanti a Dio, non solo, ma lasceremo la vera eredità a coloro che rimangono nel bene che abbiamo fatto. I bambini, i figli possono dire: abbiamo avuto tanto dai genitori, dal nonno. E quindi possono guardare avanti con serenità, con gioia. Lo speriamo, e anche di noi che siamo rimasti si possa dire così un giorno. Affidiamo la misericordia di Dio, perché siamo tutti peccatori, e perciò celebriamo questa Eucaristia in suffragio. Affidiamo la misericordia di Dio i defunti Nicola, Maria Teresa e Giuseppe, e affidiamo tutta la famiglia, specialmente i più deboli, la mamma, i bambini, alla sua protezione e al nostro affetto, alla nostra preghiera, al nostro impegno, affinché uniti possiamo dire: Signore, noi non comprendiamo perché è successo tutto questo, però è più grande la fede in te, è più grande la speranza in te, è più grande l'amore che ci hai dato, per cui non lo comprendiamo, ma siamo sicuri che nulla è perduto davanti a te, anche il più piccolo sacrificio, come il più grande, che è la tragedia che oggi ci avvolge tutti.